handicappato e la PlayStation che dice niente, ti faccio stompare la connessione della live, che me ne frega a me, devo fare l'aggiornamento. Ma muori. Allora, mio amore, si sarà... Speriamo... No, l'aggiornamento l'ha fatto, non dovrebbe più cacare il cazzo. Io stavo dallo schermo. Stavo lurcando da... Mi sono poi dimenticato. Dove stai? Niente. A posto. Siamo tornati. Piuma, Lomus, Simoci, Balam, ci siete? Se ci siete, battete un fischio. Battete un fischio. Un fischio. Battete cosa volete voi. Ok, Simoci c'è. Lomus c'è, credo. Ci sono per un quarto, in che senso per un quarto? Comunque ciao Piuma. Ciao Piuma, ciao 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 ciao. Da gennaio mi faccio togliere metà delle spadine, come mai? Vabbè sì, alla fine c'è tumore di troppi pure troppi canali. Lo so. Mi dispiace. Il problema è che si tratta comunque di canali comunque piccoli e quindi il mod serve, soprattutto dove non c'è nessuno che interagisce. Guarda, se non fosse per Simone il pomeriggio, cioè ci sarebbero zero spettatori e zero commenti. Quindi meno male che almeno Simone il pomeriggio mi fa compagnia e niente. Fatemi passare. Capito, ma se nessuno ti fa compagnia, se entra gente a castello, giocare, ti sente parlare e ti scossi, scocci, sti giorni. Vabbè, dai, Simo, alla fine in sti giorni non ho manco voluto... In sti giorni non ho manco voluto streamare io di pomeriggio, ma non perché non mi andasse, perché sto perdendo pure la voglia in certi sensi. Perché senza soldi non riesco a fare quello che voglio fare io, cioè una PlayStation Camera, un joystick Unitevi nuovo. a me e ci riprenderemo Roma. Abbiamo deciso di Dei eleggere giochi non mi Papa della importa alla fine, i Rovere. giochi li ho in Ci prestito. dispiace, ma ho Quindi pagato per almeno la quello. vostra nomina.
riuscissi a avere un joystick, no, una PlayStation Camera, sarebbe proprio il denaro di Borgia non è più ben accetto. Vi pentirete di questa decisione! Un assassino! Perché potrei fare le cose più belle. I seguaci a pagamento vi offrono il loro sangue, ma quando cercate aiuto, vi si rivoltano contro. Guardie! Speriamo che non si bugga di nuovo. Mannaggia quella madonna. Mi faccio fuori tutti. Assassini! Oh, non si affascina un coso. Ecco il nostro sorcio! Là! Assassini, proteggetemi! Mato, raga, quanto sono forti i miei assassini! Mi posso vantare! No! Ermanno! No! Ermanno! Una cosa è certa, che questa mira, a differenza di quando utilizzo Altair, potete soggiogare la mente. Quella di Altair mica crea illusioni. Non lo so, magari tra l'Altair. A me mi dispiace per Ermanno. Mi dispiace veramente tanto per Ermanno, raga. Oh, lascia stare la mia assassina, pezzo di... Vai, 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 vai! Sì, vai assassina mia. Vai. Ma tu, raga, mi sto emozionando. Mi sto emozionando dei miei assassini. Mi dispiace per Ermanno, raga. Mi dispiace tantissimo per Ermanno, però in battaglia ci deve essere... ci sono i caduti. In battaglia ci devono essere i caduti, mi dispiace. I miei uomini dicono che Cesare sta radunando i suoi soldati migliori davanti alla porta principale di Roma. Riunite gli assassini, lo affronteremo insieme. Tutte le strade portano a... a Bari. Tutte le strade portano a Bari. Potrebbe essere. Uffa. L'Italia intera sarà riunita e voi governerete accanto a me! Siete qui per il mio trionfo. Presto Micheletto giungerà con la sua armata, ma per allora voi non sarete in vita! Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! Ma no, raga! Vittoria agli assassini! Sanno cosa vi aspetterà! Sfra! Vai assassini, combattete per la gloria! Assassino!
voglio che la parola assassin non muoia con voi oggi. Anche tuo zio si oppose e stai bene. Sanno cosa li aspetterebbe in quel caso. Getta a terra le armi, Cesare Borgia. Sento già le truppe di Micheletto in arrivo. Riconquisteremo la mia città una volta per tutte. Questa non è più la tua città. Per ordine di sua santità Giulio II, io vi arresto, Cesare Borgia, per i reati di omicidio, di tradimento e di incesto. No, 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 non finirà così. Le catene non mi tratterranno. Non morirò per mano d'uomo. Non ho capito, sento uno che sta rosicando malissimo. È stato il modo in cui l'ha detto. Le catene non mi tratterranno. Se ti preoccupa, c'è il modo di scoprirlo. No, è troppo potente. Bisogna nasconderla fuori dal dominio degli uomini. Che peccato. Nascondere un capolavoro dove nessuno lo potrà vedere. Eppure, e se stesse parlando sul serio? Non posso rischiare. Cesare aveva ragione. Devo andarmene. E i tuoi amici? Ho creato la confraternita perché durasse, con o senza di me. Che cosa intendi fare? Piantare un seme. Tieni, un regalo. Se questo è un addio, allora tieni il denaro. Non lo voglio. Noi ci rincontreremo. Hai la mia parola. Buona fortuna, amico mio. E tieni il denaro. Col tuo magro salario ne avrai bisogno. Già, il mio mecenate è stato arrestato. Siete stati accusati di incesto, tradimento e omicidio. Oh, sì, quanto sto godendo. Bra. Ah, mo ritorniamo a video. Che hai rubato a Mario Auditore, ma condotto fino. Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Sì. Ma non c'è più la mela. Sti cazzi, l'ammazzo tutto. Viena, marzo 1507, la caduta, tutti giù per terra. Questo è difficile, raga, questo è veramente difficile. Quante medicine abbiamo? 15, a posto. Mi servono munizioni. A cavallo si viaggia più rapido. Oh! Rip cavallo. Ma Viana dove si trova a proposito? Castelviana.
Viana dove si trova? Che bello il joystick che fa tutto da solo. Na 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 na. È bello che io non sto facendo niente, è proprio così, sì, è proprio la leve. Ma lo fa scuro. Avanti. Oh, wow, push da fa. Oh, oh, the big guy. Oh, what? Ah, in Spagna siamo. Scusa, ma non poteva salire Barcellona, quella città di me. Aspetta. Sì, è andato anche da Luis Torquemada là. Bello, la mia spada è più, il mio bastone è più lungo. Non puoi fare lo stile con me. Fammi un Los Bocchinos. Che apri tu le botte, vieni a mamma, vieni. Attenzione. Bra. Prima io ce l'ho fatta. Ah, oh, figlia po... Ai. Vabbè, sì, Ezio, butta i soldi, capi, mi raccomando, che non è... Ne scappi. Va bene. Adesso chi? Chi è che doveva morire? Uè, la fra! Vai, 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 aspetta che prendo il mio bastone lungo enorme. E vabbè, ma tu c'hai la lancia. Fare. Oh. Ma vai, attacca. Attacca. No, beh, tu no. Va, attacco. Oh, oh, sei tu, no. Aspetta. Oh, hai rotto le... Mannaggia, che da male. Tu, ci tieni proprio a morire, eh? E sei morto. Cosa aspettavi che cambiamo intorno? Abbiamo 12 medicine, stiamo fallendo fallendo miserosamente. Sì, vabbè, è quello là, guagno, miseramente. Ah. Zarcorosamente. Ecco. Aiutami, mio hijo. Mi hijo está herido. Ma... Oh! A figli della grande... della grandissima...
Cioè, tutti che mai giallavano, ma ehi, va, ehi, baby, I wanna quella c'ho la ma. Espra perché se sta ciola mo ma ola il fratello la c'è la disgrazia. Hola chico, io sono il suo editore e ti faccio un culo enorme. Chinga tu madre, pendejo. Io sono il grande smocchio. Excuse me, io sono il grande smocchio. La madre di... Esatto. Chinga tu madre, pendejo. Ma volevo andare. Che pure voi volete le botte? Ehi, non ti incazzare, ma ho fatto. Oh, sottizzazzon. Un po'. Un gaprato. Ezio. Oh, grazie, joystick. Oh, Cribo. Che bello, sì, però il joystick mi sta facendo un po' innervosire. Infatti avevo chiesto a mano se me lo prestava il gioco. Oh shit. Non usare le lingue straniere per dire cosacce. Si in fascia protetta. Vabbè. Hey you, I'm... Excuse me, al signor Aieie. Mi sa che Cesare vuole la conoscenza di Aieie Brazo. Ora. Aspetta. Carica. Ma io volevo fare una... Spra. Oh. Spra. Ah. Oh. Oh. La. Oh. La. Oh. La. Oh. La. Oh. La. In realtà il personaggio di Ezio è Aieie Brazo. Chi altro si vuole misurare con me? Tu? Dai, vieni. Vieni, ti sbatto il bastone in testa. Vieni. Laggiù, boom, bastonato in gatto. Oh, ho combattuto tra di voi, combattete con me. E ieri il braccio fu incappucciato, la mano si conosce senza... Ma mica è bugia. Com'è vero? Assassin's Brothers. Bra. Beh, Cesare, dove stai, fra? Cesare! Dove sei? Assassin's biglietto.
Vai, Cesare, mo è giunta l'ora della resa dei conti, my friend. È giunto, sì, se riesco a salire su sta cosa, forse riusciamo a fare la resa dei conti. Da qua. Niente, non riesco a salire, buona. Adoia sala io. Dall'altra parte magari. Stonks. Ho dovuto fare lato del parkour, non devo scappare mai dal controllore. Dai, la strada non campa proprio però. E infatti è lui, raga. È diventato assassino perché così ammazzava tutti i controllori che gli chiedevano il biglietto. Qua come cazzo. Se, non dico assai che abbiamo sbagliato strada, non dico proprio assai, però. No, secondo me dobbiamo entrare dentro. Infatti. Cesare! Gap! Va, va, va! Oh, 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 oh! Se mi lasciasse fare... Ma è doglia! Cesare! Cesare! Sei in trappola ormai! Non hai dove fuggire! Fatti sotto dunque! Dai, ok! Ti sto aspettando! Io non posso morire! La fortuna non mi abbandonerà! Io sono il miglior combattente di tutti i tempi! Sta indietro! La sconfitta non fa per me! Un auditore non mi sconfigge! Ma stato cheat! Il problema sono questi, raga, che lui spara, lui spara, Fribol. La Spagna saranno tutte mie! Oh. Tu spari, ho capito che tu spari, però... Cesare spara, guarda. Va. Mo faccio così. Sfra! Da piglia basta una piglia. Combatti senza armatura, Cesare. Lurido porco. Aspetta che io faccio hola. Vada. Hola. Tra. Oh shit. Oh si cacato. Potrebbe essere una donna mezza specie per venire. Ezio con Cesare Bo. Vabbè, ha sbagliato Caterina Sforza, voglio dire. Ma è vaffanculo, Keynote, va! Il trono era mio. Desiderare qualcosa non equivale ad averne diritto. Che ne sai tu? So che un vero capo serve coloro che governa. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Comunque abbiamo fatto... E qui escati in pace. Non puoi uccidermi! Nessun uomo 30 può minuti uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del fato. Sì, locuzione di latino. Ah.
da farci una parafrasi, sì. Cos'è che ho detto? Ti lascerò nelle mani del Papa. Il trono era mio. Che ne sai tu? Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Ma perché non ho detto il monestro? Ma onesto, Cesare ha scassato. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Questo è per male uditore. Oh, the stage cheat, Yugi. Ah, regà, la sapete dov'è? Ah, no, il Colosseo. No, aspetta, regà, no. Se... Come fa a essere il Colosseo questo? Ci siamo. Non lo so, Cree, ma penso andiamo. Poco. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella porta... Non mi pare di aver visto maniglie. Faccio un'analisi. Magnifico. Cinque chiavi. Ora ci serve una specie di chiave futuristica. Sembra si apra con un meccanismo vocale. Non ho mai visto nulla di simile. Cioè serve una password. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. Dannata rete elettrica europea. Non possiamo esaminare i ricordi di Ezio per trovare la password. Sì, Desmond Miles. Dobbiamo trovare quella password. Ezio sa la risposta. Il problema è che è morto. Non riesco a credere che siamo bloccati qui. Ciao, mi chiamo Desmond e questa è la mia storia. Raga! La password! Non ci credo! Eccola! 14-19. Ehi, forse ha a che fare con questo. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date? 1419, 1420. Oh mio Dio. Cosa? Dio. Avanti, parla. Va bene, va bene. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio. Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero. La loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca, ma non sono ancora arrivato al bello. La costruzione del Colosseo è iniziata nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone. Stonks. Sì, Alfio, raga, uno shout enorme ad Alfio. Per piacere. Mannaggia. Déjà vu. Ah già. Andiamo. Ma The Witcher 3. Oh, com'è The Witcher 3? Avrei bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Gli aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Guido io. Ah, non ci provare, l'ho vista la tua auto. Raga, ma io non ho soldi.
Se riesco a trovare i soldi per The Witcher 3, beh, tanto alla fine 10 euro, non è che... Vabbè, ciao Cribo. Buonanotte, buona scuola, Fradm. Eh sì. Io voglio comprare Los Angeles Noir, regà. E mi fa rosicare che non ho 15 euro. Per Los Angeles Noir. Mo, che presa male. Sì, domani pomeriggio... No, aspetta, domani pomeriggio non lo so. Dipende da come sto io. Nel caso... Sto dirigendo verso l'entrata. Nel caso, sì. Ok, bene. Tanto poi nel gruppo scrivo... Il mio consiglio è... scappa. Grazie, nel gruppo scrivo le cose. Raga, ma il problema è la strada dove... Ah, sto joystick di merda. Vedi, io voglio comprare i giochi, ma devo comprare prima il joystick. E quello è il problema. Sì, sì. Ok. Tanto sta, nel caso sta più bella. Nel caso. Raga, donate. Donate a Zarco un nuovo video joystick. Dovremmo esserci. Dovremmo, che non... Raga, mi fa punto di controllo raggiunto. Credere che sto per tenere in mano la mela. È stato un lungo cammino, te la meriti. Chissà se cambierà qualcosa, se può volgere la situazione a nostro vantaggio. Sono sicuro di sì. Ebbene. Ma... Non è da là. A quanto pare no. Raga, io mi sono perso. Dai, joystick, vuoi collaborare? Mannaggia, Gesù. E penso che era da qua. E non mi fa più tornare adesso. Che è? E mo? Vaffanculo però. Lo cazzo ma salimo. Da qua non mi fa salire, scusa. E non capisco perché da qua non mi faccio salire. Ah, è... Ho capito. Ah, vaffanculo, eh. Voglio dire.
Vabbè, ma moda. Se raga l'entrata non la troveremo mai, 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 poi mai. Cioè, mettetelo in testa che ci staremo notte e giorno per trovare l'entrata. Rimaniamo fino a domani mattina, mannaggia Gesù. Signore, dove possiamo arrampicarci? Mi sa che qua veramente ci rimane. Raga, non ci possiamo arrampicare da nessuna parte. Ma porca puttana, oh, ma che è veramente? No. Da qua almeno, ti prego. Sto per avere una crisi di nervi di mistica. Da qua non possiamo fare un cazzo. Bellissimo. Niente, no. Ma ragazzi, è finita qui la live. Riuscissi a capire dove cazzo mi devo arrampicare, porca mona. Cazzo di joystick, ma lo spacco a terra. Se non c'è una... Stat ferm. YouTube, aiutami tu. Su come salire qui. Oh, da qua non si può salire, niente. No, li possiamo anche abbandonare per rifarlo di nuovo. Sì. Oh. A me una cosa abbiamo fatto. Oh. Mo dove dobbiamo andare? Cioè, dov'è sta cazzo di entrata? No, non è dritto. Sono andato io, Simone, non è dritto. Tu dici da qua? Eh no, non è da qua, Simone. Perché poi io mi ricordo che devi superare una cosa e buttarti dentro. Da questa cosa qua. Eh no, Simo, ho provato, non è. Perché vedi? Arrivo qua e non mi fa fare niente. Cioè, zero proprio. Là non c'è un posto per entrare, nada proprio. Vedi, sono arrivato già qua prima. Non è da qua.
Madonna, lo spacco il joystick, veramente. Guarda che non mi fa giocare, guardalo. Ma tocchi, io non faccio più le live se devo stare a sclerare con sto joystick di merda, eh? È impossibile veramente fare le live con sto joystick. Ma cioè ti innervosisci così, a buona buona ti innervosisci. Non è giocare, è innervosirti. Ah Gesù, proprio adesso ti devi rompere, vabbè, che tanto la mia vita, siccome è bellissima in questo periodo. Vabbè, vaffanculo pure te e tua madre. E se tua madre ti ingoiava quella sera era meglio. Houston, come cazzo va, fa? Oh, io torno indietro. Ma mi guardo i video su YouTube e vaffanculo, eh? Cioè, io non posso scrivere così. Qua allora noi siamo venuti da qua, no? Ma siccome io sto sclerando male sto joystick, lo voglio chiudere subito la live, che sto joystick lo sto per spaccare a terra violentemente in mille pezzi. Allora. Io sono Takuma. No, questo è il tempio. Ah. A posto. Allora. Lui scende giù. Aspetti? Allora lui praticamente, lui fa vedere che scende giù. No? Fa sta strada e va da qua. Ok. E poi salta di indietro. Però se joystick si muove da solo non posso fare. Dai, sì, hai rotto le palle. Non sto scherzando, dai. Preferivo più l'Xbox a sto punto. A me i joystick dell'Xbox mi sono durati 7 anni, mi si sono rotti, ma non si è mai rotto. Vabbè, no, fai da solo, con calma, Desmond, eh. Molto destro, sei a posto. Allora, alzati qua, se ce la fai. Ok. Ok, da qua dobbiamo fare questa cosa qua. Stonks. Ok.
poi. Mi sono arreso, sto guardando su YouTube. Fanculo. A posto. Ok. Da qua. Ok. Va bene. Da dirigere da qua. Va bene. Ma sì, è impossibile fare sta cosa. Beh sì, facciamola così, va. Per renderla giusta un po' più facile. E siamo tornati qua. Ok. Punto di controllo raggiunto. Io sto toccando la mela, la te, la pera e tua sorella. Sei dove ho detto io? No, raga, veramente. Ah, ok, madonna, prima mi hai fatto prendere uno spavento. Simone, mi vedi? Ah, ok, più. Ma più mi hai fatto per. Non sparo, che già sta live è maledetta stasera. Che. Ok, devo andare da qua così, va bene. Vabbè, non era così che doveva andare a finire, perché il joystick è quello che è. Sto per sfondare l'analogico sinistro. Madonna, che spavento. Lui va da qua e si butta qua. Scusa, io sono andato da qua. Mi stai prendendo per il culo. No, vabbè, raga. Ma serio? Va bene. Era dove ho detto io, raga. Non ci sto credendo. Veramente. Avevo ragione. Io pensavo che dovevo arrampicarmi. Vabbè, va. Mi sto zitto. Non cosa troveremo? Speriamo una mappa dei templi. Ce la darà direttamente la mela. È così. Guarda, quella è Elvis. Ehi, magari stavolta ci andrà bene. Tornati indietro. E che cazzo? Da qua è andato. Da qua ritardato di joystick. Da qua. Ok, quindi ora ci dobbiamo buttare forse da qua e poi da qua.
Madonna mia, manco un... cioè, come fa un bambino di 6 anni a finire sto gioco? Che ti imbrogli con le... le cose. Aspetta, io sono arrivato. È un dedalo in muratura. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva le celle dei gladiatori e le macchine che li portavano sulla superficie. Tutta la zona in cui ti trovi adesso in origine era coperta dall'arena. Buono a sapersi. Poi io so che c'era un'arena prima al Colosseo. Ok, penso che siamo arrivati, eh. Dai, mannaggia. No, aspetta, devo fare qualcosa qua. Vedi? Ma mo che ti devi muovere? Non lo fai? Ticca tocca, ticca 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 ticca. Oh, che fai? Ma sei pazzo? Beh, dai. Me lo mangio l'analogico, porco il demonio. Una cosa mi preoccupa. La data di oggi è il 10 ottobre. Allora? Indovina quanti giorni mancano al lancio del satellite? Mi sa tanto che conosco la risposta. 72. Perché la data di oggi è così importante? Dobbiamo solo prendere la mela e andarci. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopriamo. Sì. Dio, quanto sei benevolo stasera, che non mi stai facendo bannare da Twitch per le mille bestemmie che sostituisco il massimo veramente. E devo fare un sacco di cose qua. E non ce la faremo proprio. Cioè, io finisco bravo il stacco e rompo il joystick a terra. È l'unico modo. Aspetta, mi sono saltato un pezzo. Ah, sì. Madò, ti stavo per bestemmiare la mamma. Sempre se l'hai avuta la mamma. Ok, torno su un terreno familiare. Mo tieni premuto, ok. Mazzone, tipo qualche trappola, muore Desmond.
Oh Gesù. Oh! Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Che succede, Desmond? Niente. Chi sei? Caro Desmond, mo so cazzo tuo. Perché da qua inizia l'inizio della tua fine. Che succede, Desmond? No. Niente. Non sia mai che qualche giovane divina mi sia venuta a fare... Oh beh, guarda, mi è apparsa Minerva, una cosa tranquilla. Cosa? Mannaggia. Oh, issa. Di nuovo. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, alla fame, agli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente. Sì, ma chi te l'ha chiesto? Ma sei, ma ci tu ha chiesto? Ma ci vuoi da me? Ma va a fare lo cartoon. Beh, Minerva, non tengo bisogno di te. Ma c'è un trombetto. Aspetta che c'è un altro. E ora come saliamo? Ah. Sto... Madonna, ma perché? Perché? È la cosa più facile del mondo. Issa. Oh shit. FBI, open up. Arrivo. Ma tu ci hai messo? Che posto è questo? Santa Maria in Araceli. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Ah, beh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. Ok, e adesso? Ora dove si va? C'è qualcosa là sopra. Ok. Oh, allora noi restiamo qua giù, eh? A pregare o altro. No.
se... No. Vabbè, va. Almeno non, spero non sia a tempo. Simo, tu te lo ricordi a tempo sta cosa? Non li creammo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace. Ma do cazzo. Loro siete voi. Mi sto cacando addosso. E non sto scherzando. Sì, che goduria. Allora, fatemi vedere qua su YouTube, da Io sono Takume, che cosa bisogna fare. Innanzitutto Serzo la smette di girare da solo. Per comprendere. Ma avete distrutto i nostri strumenti. Voi avete rivolti contro voi stessi. Noi abbiamo distrutto ciò che potevamo. E nascosto Ezio. Il resto. Desmond. Vabbè, raga. Sono abituato a bestemmiare Ezio che ormai. Ti prego. Io qua non faccio ste cose, ho l'ansia. Devi. Oh no, aspetta. Che forse non abbiamo fatto. E infatti non abbiamo fatto qualcosa di male. Mi sa che è Stonks, raga. Mi sa che è Stonks. Non voglio dire cassate, ma mi sa che è Stonks sta cosa che abbiamo fatto. Oh, è Stonks, raga. Vedi, Desmond è intelligente, ha capito che deve tagliare la strada e è andata a schiantarsi di prepuzio là, così. Oh sì, prepuzio, sbatti. Così soffre. E mo qua come salto? Ah, shit. Sta cosa io non la posso vedere. Bra, di che, ma ci faccio un paris da me. Se da qua è impossibile, fra. Zio, sali. Madonna. Ecco qua. Salve. Non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui. Sto arrivando. Oh. Qualunque cosa sia non serve a niente. E che, Yuri, che? È un vicolo cieco. Fai fare a me. Levati, coglione. Non ne sono sicuro. Ah, ma tu parli ancora? Non servirà a niente. Ma startoci. Sì, beh, se ci vuoi uccidere, devi sforzarti un po' di più, bello mio. Tossica cazzo. Oh, sì, se ci siamo. Ho
se Sean ha ragione. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco... Mai successo, sono stato frainteso. Credi che parli la nostra lingua? Dillo e basta. Ok. 72. Oh, dopo facciamo le missioni di Leonardo. Dopo di te. Sì. È incredibile. Ah, ti pareva, modo. Vedi perché io non mi sto mai zitto? La mela sembra stare al centro. Meglio scoprire dove sono quei templi. Saluta. Ha fregato. Ti prego, non farmi arrampicare, dammi un ponte. I raggi che scorrono sembrano degli interruttori. Se li tocchi tutti, forse puoi attivare la piattaforma centrale. No, raga, questo è a tempo. O magari questo è trasformerai tempo. Questa stanza in un'astronave e volerai via. Pensaci bene. Questo è a tempo, giusto? Simo, dillo che è a tempo. Dai, Simo, sto aspettando. È a tempo, Zoro. È a tempo. Mannaggia. E ancora non ci conosceresti. Voi avete 5 sensi. Noi 6. Uno l'abbiamo tenuto per noi. Per sicurezza. Adesso non potrete mai sapere. Potrete provarci. Intuire. Potrete vedere, annusare, assaggiare, toccare, udire. Ma non potrete sapere. Quando il mondo fu disfatto, provammo a ricostruire la stessa. Provammo a far venire un uomo. Un'altra scintilla. Sembrava un uomo, ma non sapevo. Avremmo dovuto lasciarvi come eravate. No, è da qua. Raga, io mi sono perso di nuovo. Non so dove. Vabbè, ci sarà un motivo se ci porta da qua. Infatti. Che bella la vita, oh mamma mia, Marcello, sparami in gola, voglio morire adesso. No, e dai, mannaccia la Madonna, quella povera donna. Allora. Sono Zarco e odio le cose a tempo. E fino a qua ci siamo. Opla, 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 opla. Ma
da qua. Penso da qua. È dura restare imprigionati. Sapere le cose come noi. Ti stiamo aspettando, Desmond. Tu verrai qui. L'attiverai. E saprai solo quando... Oh, e salta, mongolo! Avete sentito anche voi? Sentito cosa? Vabbè, la madonna, madonna, io voglio bestemmiare, devo bestemmiare, sennò io mi incazzo. Ah, ma io sti comandi con sto joystick rotto non mi facevano fare niente, voglio. E che palle. È fatta. Non posso credere che siamo qui. Ah, abbiamo preso la mela, alleluia, è la mela. Allora dove sono i templi? Vuoi che chieda qualcosa? O che pensi a qualcosa? Sicuro di aver chiesto la cosa giusta? Lo conosco quel simbolo. Quello è un berretto frigio. Sta per libertà. E quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo. Che succede? Non riesco a muovermi. Il tuo DNA si è unito alla mela. Tu l'hai attivata. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lombi e dai lombi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Il viaggio finale ha inizio. Ci sarà chi ti accompagnerà oltre il cancello. Ella non ci è visibile. La croce oscura l'orizzonte. Che stai facendo? La via deve essere aperta. Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio. Ciao, Kid Jordi. Ferma, ti prego. Tu sei molto poco. Dobbiamo guidarti noi. Cessa ogni resistenza. No! Adesso risveglia il sesto. Vai da solo. Non ho mai capito perché ammazza. Ah, c'è un perché di questo gesto. Ok, spiegami perché. Cioè, io non ho mai capito perché ammazza Lucy, Desmo. Tu che sei più studiato, ci puoi dire il perché di sto fatto. Perché mi sembra un po' strano, cioè io non capisco, non ho mai capito sta cosa. Io non mi ricordo. Nel DLC, l'archivio perduto di Revelations, viene detto che Lucy avrebbe detto le cose templari. Veramente. Se fossi stato ancora io. Cazzo, è in stato di shock. Non abbiamo scelta. Rimettilo nella macchina. Ma l'Animus gli ha fatto questo. Sono io l'esperto o no? Fallo. No.
Quindi praticamente Lucy avrebbe detto le cose di Tempest fosse stata ancora viva, quindi avrebbe tradito l'ordine degli assassini. E la Mila glielo ha detto e l'ha ucciso per evitare un tradimento. Io nel frattempo che fanno queste cose vado a farmi panino e vado in bagno, così poi continuiamo a dirci e facciamo le missioni di Cristina eccetera eccetera.
Ah, non possiamo fare forza di manetta, aspetta. Quindi dobbiamo aspettare per forza che finisce. Ma oh, c'è pa. Va bene. Tu pensa che rimarrò sveglio per i... Mannaggia Christoph Spiontek. Sì, lo so, Video Games Awards, lo so. Ed è in mezzo. Oh, Gesù, finalmente. Io volendo potrei fare, mo se avessi avuto un computer, un just chatting da fare, l'avremmo pure fatto una reaction ai Games Awards. Allora. Eh sì, perché... Ma quello che è morto è un assassino, no? Eh sì, mo devo reclutare un nuovo assassino perché quello è morto. Va bene, frattempo. Ma andiamo a fare i contratti a quelli che devono diventare assassini. Vabbè, sì, mandami assassini qua, raga.
succede la merda, quindi. Avvenire del cibo, possiamo mandare questa qua di livello 1. A Barcellona, no, a Vienna, fatti amico un nemico, mandiamo questo qua di livello 2. Assassino politico, mandiamo 1, 2, 3, che non ce la faranno mai. A Roma, proteggi un oratore, mandiamo questo di livello 3. A Mosca, Parigi, Londra, Calicutta, mandiamo questo di livello 4. A Lisbona mandiamo questa di livello 4. Lo sai che mi ha dato uno che ha il 90% di successo? Lo so. Vabbè, non è che mo per il 90% di successo muore, dai. Mi tengo solo i miei 4 assassini, quelli fidati, quelli forti. Oh. La timidezza può essere una virtù per le ragazze. Senti, ecco la. Lo spadone ha più velocità. Perché io ho il martello da condottiero che ha danni 5, velocità 3 e deviazione 4. Lo spadone ha danni 5, velocità 4 e deviazione 4. Però senti, io mi trovo più col martello. Col martello mi trovo veramente benissimo. Mi serve un totem. Forse più tardi, a dopo. Vabbè, Simo, andiamo a fare le missioni di Cristina. Oh, e vaffanculo, vero? Se si potesse giocare con i direzionali, mannaggia i prepozzi. Però prima facciamo sta cosa. Quindi successivamente ritorniamo nella tana degli assassini. Aspetta che cambio titolo con scritto. Sto vedendo un po' di roleplay, perciò non interagirò, ma apposta, addio Simocci. Ma io posso, dove si vanno a vedere i quadri? Aspetta, io voglio vedere. Allora, barone di Valois. Allora, questo è il banchiere. Raga, avete visto pure voi che il joystick fa così? Ah.
Posso leggere? Non posso leggere. Grazie. Borgia è morto nel 1503 dal suo proprio figlio. Tu non sei morta, vero? Oddio. Ah, Micheletto non è morto. Non è morto, Micheletto. C'è qualcuno che è il player model della scimmia e ha tirato una pizza al PG di Max. Ma tu hai letto sul gruppo che Max vuole che io inizi a fare roleplay? Perché ha detto, stavamo parlando, ha detto, oddio ti prego fallo, saresti la mia vita col tuo accento barese, riderei ogni giorno, io adoro il tuo accento. E fu così che Zarco prese la partnership. Ah, vabbè. Io lo voglio fare, ma mi devo fare un PC buono. Allora, dopodiché ci divertiamo, quello sì. Perché se metti il caso, comunque mi aiuta Max che se entro nel suo server. Vabbè. Allora, dov'è il coso per il buco? Ah, comunque è tornata più bella. Ritornata più, ma mannaggia Cristoforo Colombo, nanana. Sto ruttando tantissimo, oh, voglio l'altra bottigliata. Devo sbloccare tutti. È Zarco che stai cando stronzate. È uscito la nuova canzone di Ultimo. La voglio ascoltare. Tu morirai. Ma sei serio? Assassini? Grazie. Dammi soldi, tanti soldi. Ma io dei soldi che me ne faccio, tanto ricco perché Potremmo l'ho forse trattare fatto. con il. Questo comportamento è inaccettabile, devo chiamare le guardie. Ah, però sta pigliato il Torrisa, eh? Quasi non concedeva che io non guardavo, devo Rivendicanti più chiamare le guardie, pesanti, però il Torrisa l'ha colpito sul spigliato, stronzo. laboratorio. Il Torrisa però l'ha pigliato. Fighi pull.
Allora. Pregate di non chiedere l'elemosina davanti agli ingressi delle chiese. Zarco metal, metal zarco. Da sciaffare. Voglio. Allora. Qua ci sono le missioni di Cristina, regà. Ci stai dici, non lo so. Le missioni di Cristina, la brava bambina. Lasciatemi andare. Sono le vesti migliori al mondo, altro che Milano. Ma non è Blur questo. Mas Goose. Oh, stavo rispondendo. No, seriamente devo ascoltare la canzone nuova che ha fatto ultimo. Dopo. No, di nuovo là sopra io non ci salgo. Amico mio, fatti cazzo. Oh, come ti sei permesso? Tu come ti sei permesso? Figli pool. Questo è il Pantheon, no? Stra. Oh. Ma to, ti ho squarciato la vista praticamente. Sì che restauro il Pantheon. Almeno sprechiamo sti soldi. Vabbè, dai, fammi restaurare la galleria. Faccio questa cosa e andiamo da Cristina. Perché vi comportate in questa maniera? Oh mio Dio. Oh mio Dio! Ma tu al GameStop ho trovato Max Payne 2. Però la mia PlayStation fa un po' haha. Nel senso che non è... Lo so, è facilmente emulabile su PC, però... E non mi ricordo manco più come ci siamo arrampicati qua. Oh. Aspetta, al Pantheon perché venimmo? Per Egidio Troche, il banchiere, me lo ricordo. Egidio Troche, me lo ricordo. Ma è qua. Thank you.
Guarda come la se la stai. Vabbè, perché per ricordo che da qua io mi calai dentro, ammazziamo la guardia. Ezio si è vestito da capitano. E para più dai e meno vai, più prendi e meno prendi, prima lo si impara e poi a para 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 rap. Rapper italiani che per qua qua per qua per politici italiani che per qua 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 per. Beh, chi è sta canzone? Lui cita VIP il trip. Madò Simo, io ti adoro. Quando mi cogli ste citazioni, porca puttana. Sì, VIP in trip. La Chiatti me la voleva dare, ma io dovevo lavorare. Che poi su Spotify l'hanno censurati, l'hanno censurata la parte. L'hanno censurata su Spotify, che non dice se tipo la Chiatti me la voleva dare o non doveva lavorare. No, io mi ricordo che sentì. Però io mi ricordo che la sentivo, io ti giuro, Simone, la sentì quella una volta, non censurata. Allora, Chiatti, no. Ma trovate un lavoro, cazzo, trovate un lavoro, cazzo. Allora, prima che la Chiatti denunci o Fibra, passo per le radio. Perché la Chiatti denunci o Fibra? Ma stai scherzando? Assurdo. Che ti pare quella? Oh, è incantevole. Bene, allora valle a parlare. Come? Così? E di cosa poi? Di qualsiasi cosa. Vedi, fratellino, gli uomini sono tanto spaventati dalle belle ragazze che chiunque riesca a parlarci parte avvantaggiato. Avanti, su, improvvisa. Ebbene? Come? Per quale motivo ve ne state lì? Perché io volevo chiedervi una cosa, e cioè il vostro nome. Conoscerlo non vi servirà a nulla comunque. Aspettate, non ero pronto. Intendevo risultare affascinante e divertente. Mi concedete una seconda occasione? Vabbè. Ezio, non tutto è perduto. Ma assurdo. Ora si ricorderà di te. No, posso ancora rimediare. Seguirla per vedere dove abita. Una seconda occasione, segui Cristina per cercare di svegliare il suo interesse. Che bello, siamo ritornati a Firenze. Che bello, siamo ritornati con gli assassini e senza soldi, senza punte, senza niente. Ma oh, che bello però tornare di nuovo a Firenze, raga, mi manca Firenze. Siamo solo tu cazzo da Roma, mo. Cristina Vespucci era una ben nota bellezza di Firenze, amata da molti pittori, fra cui lo stesso Botticelli, che la prese a modello per svariati dipinti. Stando ai documenti redatti delle guardie del padre, in gioventù Ezio si recava spesso a trombarla. A trovarla, scusate. Ho sbagliato parola. Ma si dimostrava
indicibilmente scaltro, poiché non riuscirono mai a sorprenderlo. Oltre che per la bellezza, sembra che Cristina debba essere ricordata anche per il suo ruolo nel sostenere il cugino, che diede il nome a un continente piuttosto vasto, cioè il cugino era Amerigo Vespucci. Nel corso di un ricevimento a cui partecipavano tanto Cristina. Quanto ospite di questi casi di Lorenzo, i ragazzi intrattengono una conversazione con Lorenzo e Manfredo Soderini sulle notevoli capacità del cugino navigatore. A quanto si dice, Cristina ingigantì non poco le doti del giovane per fare il colpo su Lorenzo, e questi, estasiato dalla sua bellezza, decise di assumerlo. Dai una possibilità ad Amerigo. Scommetto che tra qualche anno dare il suo nome a una rete commerciale. Pare abbia detto la fanciulla scherzando. La realtà ha superato la fantasia. Ma c'è il re Dino! Di Skido! Di Skidrow! Attenzione, Skidino che miraida! Bella Peevish, bella Wolf! Bella Madonna, ma c'è quella bellona dolciosa, dolcissima di Trelkoski. Tanti bacini per Trelkoski. Bacini per la gang. 777 Tarkovsky. E niente, che stavate a fa? Oh, Simo, per piacere, puoi fare uno shout a Skidino? Ti saluta quel nubio di Skid che ha chiuso la tab per errore. E niente. Comunque, uno shout a Skidino. Mi raccomando, passate da Skidrow, che è una bellissima persona. Bellissima. Simpaticissima e bulla i commissari su Los Angeles Noir. E niente, mi raccomando. Hai mai giocato per Assassin's Creed? A mio parere è bello. Oddio. Aspettate, raga. Senti, sì, ho giocato al primo Assassin's Creed su Xbox 360 e devo dire che la storia è stata bellissima. Cioè, a me la storia di Altair mi è piaciuta tantissimo. Forse, boh, non ho trovato. Forse un po' i comandi, forse, non lo so. Però ti devo dire che a me è piaciuto. È piaciuto veramente tanto. Forse mi triggerava il fatto che quando mi buttava nell'acqua, Altair moriva. Cioè, solo quello mi ha triggerato, ma non è qualcosa se tipo di peggio, però sì, mi è piaciuto. Comunque, ragazzi, abbiamo finito Assassin's Creed Brotherhood, stiamo pedinando Cristina nelle missioni dei ricordi di Cristina. E niente, abbiamo ucciso Cesare Borgia, nonostante avessi l'analogico sinistro rotto, che fa le bizze, però ce l'abbiamo fatta. E domani. Oddio no, lunedì su Brotherhood, perché domani, cioè io vorrei cercare di completare le quest secondarie di Brotherhood, tipo i carri armati, di Leonardo, eccetera eccetera. E da lunedì ci spostiamo in Turchia con Ezio Auditore e Yusuf a fare i kebab. Questa mo mi sgama. Ho le travecole. le Non è travecole. possibile che fosse lui. Ho le traveggole. Domani non so. No, penso più lunedì. Perché domani mi concentrerò più sulle quest secondarie, per sabato e domenica lo zarcone si devasta nella vita sociale, nel senso che esce a cazzeggiare. Così, una birra in centro con gli amici. Anche io. E via, Tarkovsky. Fai uno shout pure a Wolfino, che mi sa che pure lui stream. Viri dai Lì detto pazzi! che non mi interessa, punto. No, devasta Già! nel senso a Ma a scherzare. me sì! Mettetevi in fila. Non credo Cioè proprio, io amore non. mio.
Mi sono stancato di aspettare che allarghi le cosce. Allora, Viri dei pazzi è uno sbruffone mongoloide che io in Assassin's Creed 2 ho ucciso malamente, ho goduto tantissimo a non ucciderlo. Sei di tua volontà, cane rognoso. Che ci fai qui? Questa faccenda non ti riguarda. Buongiorno anche a te, Vieri. Credo che tu stia importunando questa giovane. Madò, vieni, che bello picchiarti nuovamente. Posso chiamare gli assassini così ti uccido? Non sai fare di meglio. Oh. Chiudi il becco. Ti ammazzo. Oh, ah. Mamma, mi ha filato un gancione. Perché non hai visto Michel trovarti a usare violenza su una fanciulla? Proprio come la banca. Pagherai per questa intromissione. Tutta la tua famiglia pagherà. Tanto ho ucciso pure tuo padre. Grazie. Nella prima Assassin's Creed hai letto le mail della dottoressa e del dottore? No, quelle non le ho lette. Volevo sfortunatamente no. Ho preso la brolletta e non mi ricorderò più. Cioè, il primo Assassin's Creed l'avevo giocato. Ebbene, zio. Ebbi l'Xbox nel 2011. Quindi sì, l'ho giocato nel 2012. Il dottore devi sfiorare il pennino dal camice. Perché io mi ricordo il 2011 l'Xbox. Comprai Assassin's Creed 2. Cioè Assassin's Creed. Poi no, prima il 2, perché lo comprò mio fratello. Poi Brotherhood. Poi il primo, recuperai il primo. Poi uscì Revelations e lo comprai. E poi presi anche Assassin's Creed 3, che uscì nel 2012. Ma a quei tempi costavano di meno i giochi, cioè 40 euro, ma so te 70, 80. Cioè, secondo me i prezzi sono un po' troppo esagerati. Però vabbè, dai, ci sta alla fine, perché comunque beh, pagare pure il lavoro di manodopera, eccetera. Cioè, io mi ricordo quando compravo i giochi della PlayStation 2, massimo costava 30 euro. Però oddio, PlayStation 2, ti dice. E infatti voglio giocarmi tutti Assassin's Creed, tutti. E dopo Revelations vediamo se riesco a prendermi il 3. Dal 3 poi a Black Flag. Poi da Black Flag passare tipo a Rogue. Da Rogue c'era un altro? Sì. E guarda, io sono contentissimo perché è stato il mio primo Resident Evil a cui abbia mai giocato. Perché il 2 e l'1 sfortunatamente non li ho recuperati, poi il 2 lo posso prendere. Ci sono Don Freedom. Sì, poi man mano. Ma il naso della faccia di Nemesis deve sparire. Deve sparire. Sì, quello sì. Cioè, il Nemesis che ha il naso è come vede Lord Voldemort. Lord Voldemort, come so. Cina, India, Russia, vai a mangiare Assassin's Creed. Vabbè, Cina, India e Russia. È come... Non ti saprei dire. Volendo si può giocare, In realtà sono un povero contadino. Proprio come tu sei già di sempre. Assassini, pensateci voi. No, i miei assassini sono troppo forti. Brava. Lasciatemi in pace, vi giuro. Cina, almeno quella dobbiamo giocare. La liberazione di Roma è iniziata. Il nesso su neve si segue come leggi con l'impise. Oddio, che scena cringe veramente. È una scena cringe pazzesca. Gillo. Proprio c'è anche il corto Embers. Quello dobbiamo vedere. Gillo. Ehi, Gillo. Allora, l'altro ricordo di Cristina era qua.
Però io direi che man mano che andiamo a sbloccare questo ingresso delle gallerie. Oh, joystick di merda che non mi fa fare niente. Ah, poi. Immaginaci col pizzetto, la faccia da Gattuso che dice: sono Gillo, se non te ne vai ti sfondo il gingillo. Sono Gillo, se non te ne vai ti sfondo il gingillo. Atroce. Sbobba ringhio, no, sbobba ringhio, boom, al Nemesis, sbobba ringhio, boom. Oddio, sarebbe bellissimo una mod di Resident Evil che la puoi giocare con Rino Gattuso, ma io la voglio. Rino Gattuso contro il Nemesis. Scusa? Sbombaringhe, perché hai citato l'episodio dei Simpson dove io doppio il coach? Non lo so. È quella che mi è piaciuta di più. Allora, l'ultima cosa che voglio è Parasite Eve 2 con la grafica del remake. Ma oh, Lord Darkness! Grazie, bello. Fai uno shout a Lord Darkness pure, Simo. Per piacere. Ciao, Bighe. Buonanotte anche a lei. Signor Piga, che io quel Days Gone lo devo giocare, maledizione a me. Appena inizio a lavorare da qualche parte devo comprarmi tutti i giochi che non ho giocato. Hai presente una Parasite Eve dove puoi osservare tutto con la visuale libera? Mo, sarebbe bello. Ma io sai perché a me mi piace Parasite Eve? Io lo vidi da prima da un amico mio, streamer, e poi da Schiddino, se non mi sbaglio, raga, correggetemi se sbaglio. E Parasite Eve praticamente, raga, è bellissimo. È veramente bellissimo. Cioè, a me piace come gioco. Se dovessero fare un remake con la grafica del Resident Evil 2 remake, raga, sarebbe qualcosa di spettacolare. Veramente. Mausoleo di Augusto, via, non si può. Almeno spendiamo un po' di soldi. Cos'altro dobbiamo fare prima di andare da Cristina? Ah, ma questa banca non l'ho cagata minimamente. A me mi serve sta banca perché devo prelevare un po' di bimbi. Invece Konami mi ha deluso. Prima hanno bloccato il fan remake del primo Metal Gear Solid mostrando solo la intro in HD. Poi ha bloccato pure. Aspetta che. Non so perché la PlayStation blocca i commenti. Rimettere la dashboard. Così almeno nel caso riesco a leggere bene. Bloccato pure il sentire di fare remake. Ma magari, ragazzi, io lo desidero. La Konami da quando ha sfatto Kojima ha fatto solo danni. Vabbè, già dire che la Konami fa PES, voglio dire, si è limitata a fare solo PES. Cioè. Comunque, raga, magari fanno un remake di Silent di 3 Silent Hill. Secondo me si. Allora, se Kojima si compra il dominio di Silent Hill sempre se lo può fare e fa i remake dei primi tre, io gli esco pure la 100 euro. Vi giuro, eh. Che voglio giocarli da non so quanto. Ma sarebbe bello giocare Silent Hill.
Che poi su PS Now c'è l'HD Collection e Nicarg mi diceva che l'HD Collection è il male, praticamente. Pure Derek mi sa che ha detto che l'HD Collection è il male. Perché si vede, boh, non so. Non è un gioco fatto bene. Beh, andiamo a fare Cristina che mi sopra sfrangiato il piedino. Andiamo qua. Poi andiamo a fare quelle cose là. Andiamo da Cristina. Sì, Trido, i soldi, ti. Denaro! Ai membri della gilda degli architetti! E fiorini, Ducati! Di Delft condurrà. Il dominio idra del gioco costa 9000. Se Kojima riuscisse a prenderlo, raga, sarebbe qualcosa di spettacolare, secondo me. Ma io dove sto andando? Ah, io devo andare pure da qua, sbaglio per le strade. Perché butti i soldi? Così almeno non mi danno più fastidio i mendicanti e le cose. Così a caso. Anche se li posso pure respingere oppure dargli le botte. Ai morti del primo, è vero, io mi ricordo che in Assassin's Creed c'erano. Se mai i matti se sbaglio, sì. Madonna. Che cosa. Dovrebbe essere qui. Dobbiamo credere che. Scusa, un sorto. Dove vivi? Sei com'è? Se butti i soldi poi dal vivo. No, vabbè, dal vivo no. Cioè dal vivo mai butti i soldi, cioè sono veramente. Meno spendaccione, cioè si sono spendaccione, però. Di sicuro è un tipo ardito. Lo spendaccione le faccio sulle cose essenziali. Osservate la fattura! Comunque. Puglia, cioè. La zona bare. La zona barese. Allora, fiala di veleno grande, posso prendere. Cintura di pignale migliore, sì. Pignale migliore. Farita grande, farita. Oh, Narumi. Ciao Narumi, come stai? Fate uno shout pure a Narumi. Grazie per l'host, Narumi. Grazie mille. Comunque è tutto bene, abbiamo finito. Bianco assassino, adesso. Abbiamo finito Brotherhood, ci stiamo accingendo nel fare le missioni secondarie. Sai come decidevo che affidare le fazioni quando le studiava? Ladri, mercenari, cortigiani, a tingani. Io stavo andando a nonna, è stata una lunga giornata. Se vuoi Lorani allerta me. Aia. Cioè l'ultima giornata in che senso? Lavoro oppure è stato. Oh, non riesco a mettere. Senti, domani. Domani è venerdì, vero? Ah. So, mi dispiace. Mi dispiace tantissimo, Narumi. Vabbè, figlio di, lo dice a tua madre, figlio di. Ma sbaglio, qua c'è un fabbro. Ho sbloccato. Vabbè, tranquillo, mi sono rilassato guardando un po' Twitch. Senti, io oggi non ho avuto voglia di uscire, di non fare niente. Perché mi sono messo sul letto e chi si è visto nel vero senso della parola, raga. Nel vero senso della parola. Cioè non volevo neanche uscire.
Cioè, mi sono messo a vedere live così a caso. Così non scassa più il... Quando le stavo la faceva, cioè c'è l'assistente Google. Ah! Assistente Google. Ok Google, dimmi un numero da 1 a 4, dove uno stava all'altro, due mercenari, tre cortigiani. No, no, raga, ho attivato... No, non... Stai tranquillo Google, non ti ho... Nel tentativo di dire ok Google, si è attivato l'assistente, vabbè. Due mercenari, tre cortigiani e quattro tingani. Però adesso mi hai dato un'ottima idea. Ma quasi quasi. Lo faccio pure io. Ah, ma qua devo usare sta cosa, magari me lo dice. No, non riesco ad arrivarla. Vediamo se... Felice di averti dato un'idea. Eh sì, almeno... Faccio qualcosa di più... Perché di solito dice a me, oh, qua la do ai lati, così a caso. E invece così secondo me è più... Kaish... Conosci... Kaish Stein... Ah, ma conosce pure... Non so se è una... Allora, mo ci buttiamo dalla torre, andiamo a fare un'altra missione di Cristina. Mi sa che qua c'era un'altra... No, la missione di Cristina era qua. Le missioni di Cristina sono tristi alla fine, perché ritorniamo in un passato dove Ezio... Sì, dalla console al momento. Grazie di essere qui. Di nulla, di nulla. Dimmi, che cosa posso fare? I corpi dei miei familiari. Non posso lasciarli lì a pendere dalle forche. Devo compiere per loro gli estremi riti. Accompagnarli nell'ultimo viaggio. Capisco. Fa strada, Ezio. Dai, già sta canzone è triste. Mo sta a parte pure. E vaffanculo. Mo chiama. Estrema unzione. Dai a Giovanni, Federico e Petruccio Auditore una degna sepoltura. Aia. No, sono di nuovo scarso. Vieni da qua, Cristina, che là stanno le guardie. Bene. Li hanno già tirati giù. Che cosa vuoi fare? Tu nasconditi. Io faccio due chiacchiere con quella guardia. E intendo chiacchiere che ti prendo a cazzotti in faccia. Oh, va bene, notte Narumi. Mi raccomando, se potete passate anche da Narumi, perché lei è un'esperta di CTR e ha portato anche Life is Strange 2. Oh, sei contrattaccare. Corpi che erano appesi qui. Li hanno già portati via. Dove? Adesso dove sono? Sono non lo so. E cosa ho detto? Credo li stessero portando giù al fiume per buttarci. Ah, a me ti sei fatto. No. Ah. È un alesimo. Cristina, vieni con me. Al fiume. Ah, pensavo fatta. Niente. Vabbè, ci sta alla fine. Che cosa vuoi fare? L'unica cosa possibile.
Ucciderli. No, non farlo. Non hanno fatto nulla di male. Obbediscono senza discutere. E questo li rende... Ezio! E va bene. Gli sgattaiolo alle spalle. Prendo i miei familiari, uno alla volta se necessario. E li carico su una barca. Sta attento. Porto i corpi alla barca senza uccidere alcuna guardia. Ma mi sa che qua non ti devi far neanche sgamare. Vero? Ti pareva. È che io c'ho sto... E come cazzo? Ma devo aspettare... Se ti vedo nel game over. Allora, devo aspettare che praticamente questi fanno il giro. E una volta sono caduto con Federico in acqua. Lo so, a me è successo una volta. Caddi con Federico, con Petruccio in acqua. Stanno tornando, posso mettere un altro? Oh cazzo. No, raga, io c'ho il joystick rotto. Modo. No, no, no. Ecco, hai visto? Ti prego, joystick. Ti prego. Ti prego. Non adesso. Ti prego. Ti prego. Che c'ho il joystick rotto. C'ho il tasto. Cioè, la levetta analogica a sinistra rotta. E va da solo. Ti prego. Mi vuoi bene? Addio stealth, addio. No. No. Vabbè, venite via. Mannaggia, che mi sono cagato addosso forte. Attenzione. 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 Ecco, riprendiamo Giovanni e andiamo via. Figlio di puttana, ma dov'è? Laggiù, prendetelo. Oh, come? Come, regà? Ma... Laggiù, l'ho visto! Figlio di puttana, ma eccolo là! Non devo ammazzarli, culo ho fatto. Vabbè. Dai, però, che sfiga. Uffa. Proprio a Giovanni mi sono andata a sgamare. Quindi se mi vedono li posso affrontare adesso, no? Ho una strana sensazione. Aspetta, però. Mi sta mettendo nei guai seri. Non lo vedo più! Diamine, è lì! Ho qualche domanda! Eccolo! Ah, oh, non posso. Niente, Ezio è disabile in Assassin's Creed questa missione. Non mi fa neanche picchiare.
Non i corpi sono qua. Tra poco sì, i corpi saranno qua. Ezio, ma io dico, ma che te ne frega di Cristi? Ma prendere ammazza di tutti, madonna. Oh, Federico. No, cazzo, stanno tornando. Non penso che mi venga da qua. Che faccia moribonda che c'ho. Ok. Non cadere in acqua. No, merda. Oh, calma. Joystick, calmati. Io sapevo come hanno fatto a sgamarmi a... A Red. Vabbè, dai, l'importante è che l'ho messo più vicino a Giovanni, almeno a quello. Oh, aiuto! Houston, abbiamo un problema. Ora non ci sfuggirai. Raga, come cazzo scappa? Beh, vabbè, è finita. Aspetta. Lo vedo, laggiù. Dai, devo scappare. Non lo so, perché sta senza armatura. Adesso muore. Non lo vedo più. Cazzo, è tornato a bessare. Eccolo. Ops. Mo è finita pure questi, mo. Più veloce, più veloce, sì, ah, eccolo laggiù. Devo scansarmene in qualche modo, ma non so come. Madonna mia, oh. Dovete dire grazie che non vi posso ammazzare. Dovete dire grazie solo a questo. Sennò quante botte vi avrei preso. Quante... Madonna, vi avrei lamato la vita, bro. Ve l'avrei lamata. Così. Ok, ora non avrei proprio problemi. A parte che stanno tornando quelli, mi do di non nascondere. Ciao papà, come stai? Tutto bene? Ti vedo un po' pallido. Penso che dopo questa missione abbiamo fatto... Oh, un'ora e mezza abbiamo fatto di live. Un'ora e... 3 ore e 40. Prima più quella crashata di prima. Mi devo staccare. Ma finiamo questo. Che possiamo andare a trovare?
Possiamo andare? Sì. Oh, attenzione. Allora. No. Oh, oh, joystick. Ma non si faccia uno stronzo. Ma è solo Petruccio, a me piace. Eccolo, quelli si stanno ancora là. Oh, oh, attenzione, oh, joystick. Però ti spacco a terra se fallisco di nuovo. Devo lasciare la città. Cristina, voglio che tu venga con me. Vorrei. Ma non posso. La mia famiglia. Così saremo sempre insieme, Cristina. Oh, Ezio. Povero Ezio, abbandonato dai suoi genitori, abbandonato da Cristina. Andiamo a ridare. Este solo soletto con dragone solamente, quindi penso che direi dare Ernst, perché comunque ha solo uno spettatore e a me mi dà fastidio che ha uno spettatore solamente, perché si merita tantissimi spettatori. Quindi andiamo a trovare il nostro carissimo Ernst, che sta portando giochi interessanti come Los Angeles Noir, come Fable, come Indigo Prophecy. Quindi grazie a Schiddino per il raid, grazie a tutti quanti voi per aver fatto compagnia, Balam, Simone, Piuma, Lomus, Wolf, tutti quanti. Ci si becca alla prossima, domani con la continuazione delle quest secondarie e lunedì con Revelation. Bella, raga.